Ciao Salpini! Allora, continuiamo ad imparare gli origami. Oggi vedremo due figure semplici ma molto carine, un cagnolino ed un gattino. Vediamo come dopo la sigla. Bene, prendo il mio foglio di carta e ne ricavo un quadrato. Dopodiché metto la parte colorata verso il basso e piego il foglio a metà. Lo apro, lo giro e ripiego nuovamente a metà. Apro il foglio e piego tutti gli angoli verso il centro. Apro il mio ultimo angolo e piego la punta basandomi sulla riga creata dalla piega. Mentre quello corrispondente lo piego in modo da far uscire la punta. Metto in orizzontale e piego a metà. Con il nostro pennarello nero ora andiamo a creare il nasino. In questo modo il nostro cagnolino è finito. È molto carino. Molto molto carino. Prendiamo i nostri due fogli e uno lo mettiamo da parte. Ora andiamo a far combaciare l'angolo sinistro con l'angolo destro, ma non pieghiamo del tutto, creiamo solo una piccola piegolina qui. Andiamo ora ad aprire, dopodiché pieghiamo il nostro angolo destro e il nostro angolo sinistro verso l'angolo in basso. Con il nostro pennarello nero, adesso andiamo a creare gli occhietti e mettiamo la parte in lavoro. Poi prendiamo il nostro secondo foglio, lo giriamo con la parte colorata verso il basso e ripieghiamo la nostra diagonale. Poi pieghiamo il nostro angolo in basso parallelo alla riga orizzontale creata al centro. Pieghiamo il lavoro a metà . Ora prendiamo il nostro angolo destro e creiamo una diagonale in questo senso. Poi prendiamo il nostro lato sinistro e lo pieghiamo sopra e poi lo riapriamo. Apriamo i due lati, mettiamo il dito e pieghiamo
poi pieghiamo l'angolo in basso verso l'alto. Ecco a voi anche il nostro gattino. Allora gattini, vi sono piaciuti questi due origami? Ci vediamo al prossimo video e non dimenticate di iscrivervi al canale, così facciamo crescere la comunità delle talpe. Adesso vi lascio la tappina dance.